Bene, cerchiamo di non farlo durare a lungo questo video, perché vedete, due bei sacconi pieni zeppi di roba. Diciamo, possiamo chiamarlo il video di Capodanno, perché lo caricherò per domani, che è il 31 dicembre, e infatti lo sto girando il 30. Questo è, diciamo, il regalo di Capodanno. Sono due sacchetti pieni di materiale elettronico, che adesso non so neanche cosa c'è qua dentro, quindi lo andiamo a vedere insieme a voi. Stupidissima tastiera IBM, vabbè, facciamo finta di niente. Inutile modem 56k, va bene. Oh, beh. Vecchia scheda madre con un Pentium 4 della, non so se si legge, ECS, praticamente un riesumato bellico. Curioso, vedo questi slot di RAM, sono curiosi, ve li faccio vedere un po' più vicini. Qua, così, perché se notate sono delle DDR queste, sono delle DDR1. E queste qui invece sono altre contatti, sono delle vecchie DIMM. Quindi è una scheda madre, sono quelle famose schede di passaggio. Consola un Pentium 4 da non più di 2 giga, decisamente vecchiotto. Andiamo avanti. Cosa abbiamo? Una scheda video arcaica S3 Trident, va bene, facciamo finta di niente. Un slot di RAM, questo è appunto un DIMM da... Boh, sconosciuto, lo mettiamo qua. Questo è un altro DIMM sconosciuto, un altro, questo è da 64 MB, va bene, altro modem a 56k, facciamo finta di niente, altro modemino a 56k, qua c'è un altro slot di RAM sempre da DIMM sconosciuto, scheda video AGP, decisamente vecchiotta, Radeon 9250SE con 128 MB dedicati. Andiamo avanti. Questo è uno slot, penso, di DDR o DDR2 da 1 giga. Questa è l'unica cosa che separo, perché questa roba qua è assolutamente inutile. Quindi roba inutile, la mettiamo qua. Mascherina da scheda madre. Questa invece è una scheda audio che una volta era buona, una Sound Blaster Audig ancora utilizzabile per chi driver per Windows 8 e 10 di questa c'è, anche per Windows 7, quindi è ancora ampiamente utilizzabile. Adattatore per vento, mettiamolo qua dentro. Cavo floppy, buttiamolo qui dentro. Cavo classico di alimentazione, non lo voglio neanche vedere. Qui c'è una scheda madre, penso che supporta le DDR, infatti c'è attaccata una RAM da 512 MB con una ventola che è dell'AMD e i condensatori sono a posto. La scheda madre è una Asus ABNE, probabilmente questo qui sarà un Athlon 64 o un Duron, niente di particolare, bello che c'è anche l'ESATA. Sarebbe carino se questo fosse un 64X2, se questa scheda madre supportasse l'altro 64X2, perché ci potrebbero fare diversi lavoretti sopra. Comunque andiamo avanti. Lettore IDE, lo butteremo via. Sì, lo so. Altro masterizzatore, addirittura LightScribe. Però sempre IDE, forse questo non lo butto via, ma facciamo finta di buttarlo. Alimentatore molto cinese, buttarlo via. Altra scheda video semplicissima AGP, forse la mettiamo anche questa nel cestino, questo lo mettiamo nel cestino. Qua ci abbiamo, riesco a tirarlo fuori, un alimentatore, vediamo cosa c'ha questo. C'è anche gli attacchi SATA, ragazzi, sembra quasi nuovo. Questo è il connettore da Pentium 4, un 20+4. La forma fa sì che questo possa essere anche vendibile, perché sono di quelli da PC con i case un po' particolari, e quindi questo, malgrado sia da, qua non si legge, 230 watt, può essere interessante per alcune applicazioni. Andiamo avanti, un altro lettore inutile che butteremo nel cestino, un altro lettore inutile che butteremo nel cestino. Questo è un altro modulo di RAM della VData DDR400-512, questo è buono. Quest'altro è un modulo RAM Twin MOS, sarà anche questo un DDR da 512, quindi buono. Buono si fa per dire, perché adesso non c'è roba di DDR2. Anche questo è un altro lettore
non è sconosciuto nella Light On, ma che andrà nel cestino. Benissimo. Morsetto, questo è ancora utile, e altoparlantino, che questo è ancora utile. Questo qui abbiamo liberato la prima borsa. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Oh, questo è un buon alimentatore invece. Magnolà, marca, mi sembra di vedere un connettore, intanto qua 20 più 4, intanto attacchi SATA, intanto il connettore ausiliario per i 24 pin, è vero che è soltanto un 180 watt, quindi ci puoi usare soltanto il sistema embedded, però, però va benissimo per provare le schede madre, quindi questo è assolutamente affidabile. Qua invece abbiamo un botto di cavi, probabilmente inutili, cavo classico USB, facciamo finta di non vederlo. Qui abbiamo cavo monitor con una prolunga di queste, utili, molto utili. Va bene, le mettiamo in fondo. Sì, facciamo così, facciamo prima. Adattatorini, questi sono sempre comodi, degli alimentatori universali. Qui abbiamo un cavo che era stato tagliato, lo terremo. Porte USB e FireWire, diciamo che le possiamo tenere. Fascettine con anche maggiori di plastica, facciamo, diciamo che possiamo tenerli. Qua c'è un altro cavo strano, sinceramente, con questo connettore strano, però possiamo tenerlo. Cavo SATA, buono, un altro cavettino di questi già tagliati, va bene, andiamo avanti. Una SCART, andiamo avanti, un vecchissimo adattatore. SCART, input, output, vari connettori S video e puttanate. Qua che cos'è questo? Un altro spezzone di cavo tagliato, ma questi sono sempre bene o male utili. Un cavo a due poli, bene o male sempre utile. Questo era quello che avevo buttato prima. Questo invece è abbastanza utile, perché è da S-Video a Video Composite. Utile, 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 utile. Questo è assolutamente utile. Come è un molto utile anche questo, perché ancora vengono utilizzati i cavi FireWire. Questo è un FireWire 400 da 6 pin a 4 pin. Questo lo separo perché mi potrebbe essere molto utile. Qui abbiamo una trecciata, ragazzi. Queste erano le trecciate, micro aspirapolveri USB. Questo è assolutamente trash puro. E anche strapieno di polvere. Questa è meravigliosa, davvero meravigliosa. Qua c'è anche l'altro suo adattatore. Guarda, guarda che trecciata, ragazzi. Questo è da re. Questo è da re. Solo quello occorre la sua recensione. Cos'è questo coso? Belkin. Vabbè, facciamo finta di niente. Qui abbiamo un po' di cavi USB che erano di quelli, esatto, con il doppio connettore per alimentare gli hard disk esterni, che ancora oggi sono utili, possono essere utili. Qui c'è questa è una mini prolunga con un connettore di alimentazione ausiliario qua. Guardate un po', particolarissimo, ma può essere veramente utile. Un altro cavo con un connettore mistico. Qualche CD con quegli stupidi driver, questo Brondi Edicom, SIM card editor. Pensa se ci fosse qua dentro questi oggetti magici. Questo è un altro oggetto magico, per chi non lo conoscesse, invece è assolutamente magico, ve lo posso assicurare io, perché è un adattatore IDE per notebook. Tra l'altro non so perché abbiano aggiunto anche questo connettore qui, ma questo è assolutamente comodo. Tra l'altro c'è l'alimentazione ausiliaria qui per alimentare anche gli hard disk defisso. Questo è assolutamente utile. Questo è un altro cavettino, penso, di un vecchio telefono, che facciamo finta di non avere. Parallelo da modem, facciamo finta di niente. Auricolari della Sony Ericsson, cavo SATA, questo serve sempre. Cavo telefonico, facciamo finta di non vederlo. Cavo audio classico, qua cosa abbiamo? Questo è carino. Lettore di micro SD, e questi qui li davano in dotazione con i famosi R4 per le PlayStation. Me lo ricordo perché ne ho uno uguale che me l'avevano regalato. Anche questo è un altro connettore da S-Video, come questo qua giallo, identico, va bene. Ce lo teniamo buono, anche questo, che è un altro parallelo, ce lo possiamo tenere buono. Oh, questi ne volevo comprare un altro, ho fatto bene a non comprarlo. Adattatore da USB a PS2 per collegarci mouse e tastiere vecchi su PC nuovi, comodissimo, classico cavo USB. Come se non avesse abbastanza. Queste sono le altre trecciate per collegare i telefoni e caricarli. Va bene, facciamo finta di niente. Cavo USB, questa è una mini USB classica. Ne abbiamo un altro qua. Vabbè, quanti ce ne sono? Questo era di un Nokia. Chi se lo ricorderà questo connettore saprà che era di un Nokia.
Questo, un altro mini USB, va bene, qua vedo che c'è un cavo SATA, invece questo è un SATA normalissimo, come anche quest'altro. Questo è comodo, adattatore da VGA a DVI, questi sono sempre comodi. Qua vedo un bel alimentatorone universale, beh giusto, perché ci sono i connettori qua, quindi è utile. Cavo, questo lo buttiamo. Anche questo lo buttiamo. Questi una volta costavano un sacco di soldi, invece vi ricordate, erano le alternative ai cavi piatti. E quell'abbozzare di fare i cavi IDE in questo modo per essere un pochino più estetici. Vedete che ce ne ho addirittura due, questi qui non li ho mai posseduti perché assolutamente costavano una pazzia quando se ancora si utilizzavano, e non vedo il perché non si debbano ancora utilizzare. Una staffa inutile, la buttiamo via. Qua c'è un'etichetta Creative AX, forse è stato tenuto solo per questo, effettivamente è carina l'etichetta. Qua vedo un cavo assolutamente inutile. Via! Questo è un adattatore abbastanza strano, perché qua c'è un PS2 e qua ovviamente c'è il DIN, quindi può essere utilizzato per convertire le tastiere, ma in mezzo ci hanno messo questo connettore sconosciuto. Vabbè. Vabbè, facciamo finta di nulla. Oh, un XLR. Beh, questo ragazzi è un XLR della Neutrik, devo dire, particolare, perché in genere questi qui sono piatti e invece questo non è piatto, sembrava tipo un XLR molto vecchio, però ci sono i connettori marcati Neutrik e penso proprio che sia ancora validissimo e utilizzabilissimo. Questo va nella parte audio, molto molto buono. Questo è un cavo S-Video, va bene. Questo è da S-Video Component, anche questo non ce l'avevo mai avuto. Questo è cestino. Questa è una ventolina della Cooler Master di un dissipatore, va bene. Questo proviene direttamente dagli anni 90, uno sdoppino per le antenne, molto carino, molto molto carino anche questo. Questo è un classico cavo audio, di questi adattatori servono sempre. Qua c'è un altro adattatore da DVI a VGA, questo cestino, questo è un altro modem, questo facciamo finta di tenerlo, cestino, un tasto, possiamo recuperarlo, questi ne ho tantissimi, ma comunque lo recuperiamo. Questi erano le trecciate, adattatori Bluetooth, cestiniamo. Questo lo teniamo, questo cestino, questi svariati auricolari, no, questo lo teniamo, questo è un auricolare con un connettore proprietario, ok, questo è un cavo tagliato, ma c'è il connettore utile, questo cestino, questo è stato giuntato, cestino, questo lo teniamo, scatolina, cestino. Non vi sto neanche a far vedere questo cos'è, ragazzi. Cos'è questo? Cos'è? Svitiamo questa vite. Sinceramente sembrava tipo una base di una torcia. Qua è tutta arrugginita. Cestino. Cos'è questo? Avure Motte dell'Asus. Che non sia un lettore IR funzionante su tutti i PC. Magari potrebbe essere comodo. Magari. Questo invece è un vecchio cavo, probabilmente fatto in casa per un qualche apparecchio DIN che esce con tre jack. Bello, bello, non so che cosa serva, ma bello. Come anche questo telecomandino dell'Asus che assomiglia a quello, al connettore che c'era là. Bello. Queste ventole una volta, ragazzi, costavano un sacco, della Thermal Take. Sono vecchie, è vero, mi sembra anche mezza grippata questa, sinceramente, perché gira veramente male, però questa voglio provare a tenerla per usarla ancora. Anche queste erano quelle ventole con multipala, peccato che sia tutta sgagnata qui, perché l'abbiano attaccata con l'USB, una volta invece questa c'è un altro cavo, direi che possiamo cestinarla. Anche questo lo cestiniamo. E poi qua ci sono varie ed eventuali, ci sono due palline da mouse che sono assolutamente inutili, vi faccio vedere quello che tengo. Sono un po' di connettori random, qua c'è un altro di questi, questo si può tenere, questo lo cestiniamo, questo lo teniamo, questi due spinotti RCA qua li teniamo, se vedete sono svariati adattatori. Chi più utili, chi meno, questo sinceramente non so che diavolo sia. Asus, viene marcato Asus, ha un connettore solo USB qua, vedremo cos'è e basta.
E il resto che c'è qui, assolutamente, le palline da mouse si possono cestinare senza nessuna ragione. Bene, avete visto il vostro regalo di Natale, 15 minuti persi della vostra vita.